con un passato da riscattare. E uno, più degli altri, non si conoscono. Non hanno scelto loro di stare insieme. Si dice che falliranno. Lo dicano pure. Tanto non hanno niente da perdere. Proprio niente. Tutti li chiamano bastardi. I bastardi di Pizzo Falcone. Prossimamente, Rai 1. Ma è chiaramente il futuro della nostra musica. Il futuro è suo, quindi. D'altronde spesso si dice che il futuro è dei giovani, ma i giovani sono impazienti, il futuro non lo vogliono aspettare, il futuro se lo vogliono creare, e allora ecco questi fenomeni. Per esempio, eccola qui, Chira Plastinina, 15 anni, ha cominciato a disegnare vestiti e ora è stramiliardaria, c'ha 120 negozi in tutto il mondo. Ora tutti i genitori che hanno buttato nel cestino disegni delle figliole, sì, vi siete mangiati un monte di soldi, eh? Ed Sheeran, l'idolo dei giovani, eccolo qua, vedete? Ha cominciato a 15 anni, suonava la chitarra, postava i video su YouTube e anche lui ormai ha un patrimonio di svariati milioni di euro. Non so se questo lo... ogni tanto becco qualcuno a giocare con quella roba lì. È Candy Crush, un gioco che ha inventato un italiano. Aveva forse meno di 30 anni, Riccardo Zacconi. In questi giorni questo ragazzo ha venduto i diritti di questo gioco, gli hanno dato 6 miliardi di euro per un gioco usato. Io anche a volere vendere il Monopoli su eBay 7-8 euro. Fabi J, il nostro Fabi J, eccolo qua in azione. 20 anni che guadagna un botto di soldi commentando i videogiochi da camera sua. Ora c'è pieno i genitori, ancora continui a studiare, vai a videogiochi, forza!